Con il capitano Silvia Lotti commentiamo questa sconfitta con la capolista Mondovì 3-1 al termine di una partita comunque molto lottata, caparbia, dove a mio avviso avete disputato comunque, avete offerto una buona prestazione al cospetto di una squadra quotata. Sì, c'è un po' di rammarico perché comunque quando perdi con questi punteggi ti brucia parecchio. Loro sono una squadra organizzata bene, comunque in muro difesa ci hanno fermato molto bene, erano molto organizzate, ci hanno studiato molto bene. Noi purtroppo troppe volte, troppe partite, noi arriviamo sempre sul 20-22 e poi non so, qualcosa si spenge. Quindi insomma dobbiamo lavorare su questo, insomma ancora abbiamo diverse partite, poi alla fine la classifica insomma siamo lontani ma in realtà siamo vicini alle altre, perché prendere 2-3 punti vuol dire scalare posizioni in modo abbastanza semplice, quindi dobbiamo lavorare su questi blackout che ci succedono. Ecco, era una partita ostica come da previsione, al cospetto di una squadra dotata di qualità tecnica ottima, e non a caso è prima in classifica, però il Soverato ha dato l'impressione comunque per larghi tratti del match di poter fare qualcosina in più, soprattutto nei momenti finali dei parziali, dove obiettivamente forse siete mancate in qualche aspetto. Sì, infatti è quello che dicevo prima, cioè purtroppo arriviamo sempre, ci lottiamo punto a punto, arriviamo sul 20, insomma sui punti caldi e ripeto, qualcosa si spenge. Non so cosa, cioè è difficile, poi a caldo così è ancora più difficile perché c'è giramento di scatole, insomma, quindi dobbiamo lavorare su questo, cercare di migliorare queste cose, perché davvero è un peccato, perché comunque rischiamo poi di buttare via delle partite giocate bene e che si potrebbero davvero concludere in modo positivo per noi. Era l'ultima giornata di andata della pol promozione, dovete recuperare comunque una partita, adesso si giocherà molto spesso in vista del girone di ritorno, sicuramente ci vuole un po' di concretezza in più rispetto alle partite, alle prestazioni che avete offerto nel girone d'andata, dove rimane il rammarico anche per le partite esterne disputate, dove non avete raccolto punti pur disputando comunque delle partite molto dignitose. Sì, ora sai, il girone di ritorno in teoria dovrebbe essere, passami il termine, più semplice, nel senso comunque le squadre le conosciamo, le abbiamo già studiate, le abbiamo incontrate, quindi questo dovrebbe essere un fattore positivo, un fattore a nostro favore. Quindi vediamo insomma di migliorare quello che non è venuto in questo girone di andata. Con coach Davide Delmati commentiamo questa bella ed importante vittoria di Mondovì qua a Soverato, un 3-1 sofferto per la sua squadra, una partita che si pronosticava alla vigilia difficile e lo è stata effettivamente, ma alla fine si può dire che può essere molto soddisfatto per questo risultato. Vincere a Soverato bisogna essere sempre soddisfatti perché sono sempre partite molto difficili e molto complicate. Come mi aspettavo, Soverato ha fatto una grande partita, ci ha messo in difficoltà col servizio, ha difeso tanto e ha sbagliato molto poco. Noi abbiamo sbagliato un po' troppo in battuta sicuramente e in qualche momento abbiamo chiuso un po' i colpi nelle azioni lunghe prendendo qualche muro di troppo. Sono contento perché abbiamo comunque battagliato tanto e qua bisogna sempre battagliare, perché poi la squadra allenata da Bruno è veramente allenata bene, messa in campo perfettamente, quindi diventa veramente difficile e quindi per noi poi i punti fuori casa per noi valgono sempre doppio, secondo me in A2 per tutti credo, e quindi insomma siamo molto contenti, ecco. Una squadra la sua che ha dimostrato, oltre che le qualità tecniche di cui dispone, anche solidità, carattere, dopo aver perso il primo set non si è disunita, ha lottato, è entrata in campo di nuovo determinata, questo anche credo che non solo dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista della prestazione questa sia una partita importante in vista del girone di ritorno di pool promozione che si annuncia comunque molto difficile. Sì, hai detto perfettamente, so che in queste partite il carattere, la tranquillità nei momenti di finali dei set e anche quando si perde un set e si va sotto di qualche punto fa la differenza, riuscire a mantenere la lucidità e la tranquillità. Nelle ultime due partite eravamo riusciti a farlo un pochino meno, o meglio a sprazzi, invece stasera siamo riusciti a farlo bene, anche dopo aver perso il primo set, come hai detto tu, e questo vale quasi di più di qualche bel attacco, bella battuta, secondo me, in questo momento del campionato.